191 migranti recuperati in mare con 5 operazioni di salvataggio nei giorni scorsi sono sbarcati questa mattina nel porto di Salerno intorno alle 7.30 a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere. A bordo della nave, attraccata sulla banchina del Molo Manfredi per il 36esimo sbarco dal 2014, il quarto di quest'anno, è stata allestita la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura di Salerno. Tra i 191 migranti presenti a bordo, 3 donne e 23 minori non accompagnati, 12 le urgenze sanitarie segnalate, una ventina i casi di scabbia presenti a bordo, dove non mancano anche ustioni diffuse, anche se non sembrano esserci situazioni di particolare rischio a livello sociosanitario per quanto riguarda gli adulti. È stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito, presente sulla banchina del porto di Salerno insieme al questore Giancarlo Conticchio, a spiegare numeri e gestione dell'accoglienza della nave Geo Barents, precedentemente assegnata al porto di Civitavecchia, mentre a bordo della nave gli agenti della squadra mobile di Salerno avevano iniziato le attività investigative. Tutti i migranti sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza di Via dei Carrari nella zona industriale di Salerno, dove sono scattate le procedure di accoglienza e controllo con l'identificazione e il fotosegnalamento. Non è passata inosservata durante la discesa a terra dei migranti anche una persona con problemi di deambulazione con una sedia a rotelle. Già definita anche la ripartizione dei centri di accoglienza, la maggior parte dei migranti, dei minori non accompagnati, resterà in Campania, mentre 66 persone saranno trasferite nelle province del Lazio. I numeri al momento sono confermati, lo sbarco sì, è ovviamente il 36esimo, abbiamo già avuto la segnalazione di 12 urgenze sanitarie, naturalmente queste andranno valutate poi dall'USMAF e dall'ASL e vedranno come regolarsi, chi ricoverare in ospedale e chi no. Sono 23 minori, risultano 23 minori stranieri non accompagnati, di cui uno di sesso femminile. Che nazionalità dei migranti? Anche questo c'è un po' di incertezza, però sono o dell'Africa subsahariana oppure del Pakistan, Bangladesh, insomma in genere le nazionalità sono più o meno sempre le stesse, ci siamo attestati su questo tipo di composizione. Il numero di quelli che saranno trasferiti nelle province del Lazio è di 66 e i minori resteranno tutti in Campania. Per i minori naturalmente noi ci siamo già attrezzati per l'accoglienza in centri dedicati e per seguirli fin dal primo momento con un supporto anche di natura psicologica e poi successivamente con percorsi che favoriranno l'integrazione sia in termini di integrazione linguistica che scolastica che sociale. È la dimostrazione che la struttura organizzativa funziona. Avete ricordato prima, questo è il 36esimo sbarco, noi ci siamo, quindi già da ieri è stata attivata la macchina e per noi è importante capire, dopo la parte sanitaria, eventuale presenza di gente che ha agevolato il transito qua in Europa. Nei primi colloqui che avete avuto a bordo è venuto fuori già qualche elemento rispetto alle partenze, come sono partiti? E su questo preferisco non parlare perché ci stiamo lavorando. I precedenti sbarchi in alcuni casi si è riusciti anche ad acciuffare gli scafisti, ne abbiamo avuti tanti, volendo fare un bilancio rispetto ad oggi, quali sono stati i risultati che vi hanno portato poi ad individuare quali sono queste catene dei trasferimenti? Ma queste catene dei trasferimenti sono organizzati già dalla partenza in quelle regioni e l'abilità degli investigatori sta nel cercare gli elementi di collegamento tra chi ha pagato e chi ha dato il passaggio.